Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui potenzialmente per creare una nuova serie, perché oggi io andrò a giocare ai football, al nuovo eFootball che è uscito da qualche giorno e andrò a giocare, a pronosticare Juventus-Napoli. Oggi facciamo questo esperimento perché mi andava di farlo, quindi direi di passare subito ai fatti e cominciamo subito. Allora, nel mentre io inizio la partita, faccio tutte le cose, vi faccio un po' di premesse perché è importante farle. Allora, innanzitutto devo giocare in trasferta perché si gioca a Torino. Allora, innanzitutto perché i football? Perché molto semplicemente era gratis. Io sono povero, non posso. Non ho una PlayStation, non ho un Xbox, non ho FIFA. Ho scoperto che i football era gratis su Steam e quindi ho detto facciamolo su i football. Premessa numero 2, ho sbagliato tutto perché ho fatto Napoli-Juve, perfetto, rifacciamo da capo. Dicevo, premessa numero 2, io non sono un fenomeno a questo gioco anche perché l'ho scaricato qualche giorno fa, ho fatto qualche partita di riscaldamento per prenderci un po' la mano, però non vi assicuro niente, quindi se perdo ho la scusa. Allora, voglio vedere, allora, partita 10 minuti, va bene. Sostituzione 5, volevo capire la difficoltà perché mi pare che avevo messo la difficoltà, ecco, superstar. Vediamo così, perché può essere pure che perdo 5-0. Maglia bianconera per la Juve, maglia classica per il Napoli. Poi altra cosa, io non posso sostituire, non posso fare i cambi per la Juve, quindi potrò agire soltanto sulla mia rosa. E allora, la cosa bella poi di questo video è che questo video voi lo vedrete probabilmente di venerdì, io però lo sto registrando giovedì mattina, quindi prima della conferenza di Conte, e quindi dovrò provare a indovinare la formazione. Allora, diciamo che sarà questa, però la mia unica, secondo me, mette Olivera al posto di Spinazzola per stare un pochino più coperto, poi tutto il resto ci siamo. Ok, quindi possiamo andare, signori, e cominciare questo pronostico. Sperando che non finisca tanto a poco per la Juve. Intanto vediamo un po' di scenette qua. Ci sono i giocatori della Juve che fanno gruppo, che si incitano. C'è cioè il capitano Di Lorenzo che incita la squadra. Dove sta Conte? Dove sono Reali? Conte? Dove stanno? Cioè, si vede solo il capitano. Ma che capelli c'ha, chissà? Che capelli gli hanno fatto? Vabbè, non facciamoci domande che rimarranno senza risposta. E signori, siamo pronti per cominciare. Juventus-Napoli. Allora, partiamo subito con Politano che cerca di fare un pressing alto sui giocatori della Juve. Douglas Luiz prova un passaggio alto, ma anche chissà, prova attenzione, Vlahovic da fuori. Mamma mia, subito pericolosa la Juve. Ripartiamo, dai, con calma. Vai, buongiorno. Avanza palla al piede sulla sinistra, buongiorno. Deve tornare indietro. Lobotka. Vada anche chissà. Filtrante per il capitano Giovanni che avanza Di Lorenzo. Volevo fare il filtrante per Politano, però hanno capito tutto i giocatori della Juve. E allora si ritorna dall'altra parte del campo. Apertura incredibile di Vlahovic per Gonzalez che viene fermato. No! 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 Bene, bravissimo. Chi è stato? Mi sa Di Lorenzo, va bene. Ripartiamo. Pasqualino Mazzocchi sulla fascia. Prova a fare qualcosa, ma 2 contro 1, che può fare Mazzocchi? Via, via. Politano. E perde subito palla. Molto, molto pressante questa Juventus in questo inizio di partita. Bravissimo Pasqualino. Bene, bene. Con calma, chissà. Con calma. Facciamo le cose con molta calma. Sarà bello poi, ragazzi, capire nella realtà come Conte e come diciamo il Napoli approccerà questa gara perché comunque a tutti gli effetti è la prima partita, no? Il primo big match e quindi bisognerà capire se Conte approccerà in maniera cauta, prudente o proverà diciamo a fare la partita. Sarà curioso capirlo. Intanto abbiamo il Napoli che con una serie di passaggi cerca di trovare lo spazio giusto per punire la Juventus. Abbiamo Kvicha Kvaratskhelia che parte palla al piede. Attenzione, Kvicha si deve fermare. Va all'indietro da Buongiorno. Non ci sono spazi. Facciamo un bel cambio campo. Vai. Sì, però non sbagliamolo. Non sbagliamolo, ragazzi. Piano.
Filtrante, dai, subito Pasqualino, subito. Vai Politano, mamma mia, parata, chi è, Perin? Sta Perin in porta, non lo so. Vai! Niente. Lo Botka che prova un tiro così, vabbè. L'importante è provarci. Riparte subito la Juve con Locatelli. Ho messo i nomi sopra così mi è più facile capire chi sono. Gatti, vado a Bremer. Il Napoli prova a fare un pressing alto per cercare di mettere pressione sul sulla costruzione dal basso della Juventus. Attenzione a Ildiz, bravissimo Mazzocchi. Mi sa che il duello Ildiz-Mazzocchi sarà proprio il duello quello determinante domani. Sempre che Ildiz giochi, perché ha giocato anche in Champions League e tra virgolette, anzi tra parentesi, ha fatto un UDIE gol Ildiz contro il PSV che voi non avete idea. Attenzione, bravo Di Lorenzo che intercetta il passaggio di Cambiaso. Intanto vediamo la grafica che ci dice che il Napoli ha il 67% di possesso palla e sta cosa è interessante. Olivera va da Lobotka che cerca di proteggere palla da Koopmeiners. Di Lorenzo va da Lobotka. Guardate come pressa alta la Juventus. Non permette al Napoli di costruire in modo egregio la sua azione. Bisogna andare sulla sinistra per Matias Olivera. Buongiorno. No, mamma mia, che rischio questo passaggio. Che rischio. Vai Di Lorenzo. Dobbiamo un po' cercare di sbottonare questa Juventus che veramente sta chiudendo bene tutti gli spazi. Attenzione, buongiorno che parte. Buongiorno. Buongiorno. Metti un bel cross, niente da fare. Gonzalez ferma tutto. Koopmeiners cerca di ripartire la Juventus con Douglas Luiz. Attenzione, si va sulla sinistra su Ildiz. Ci sono poche maglie della Juventus, quindi Ildiz deve provare a fare qualcosa da solo, ma viene fermato da Pasqualino che finora si sta comportando veramente molto bene. Voglio però sti passaggi non li dobbiamo sbagliare, eh. Buongiorno, dai. E questi sono passaggi elementari. Attenzione, Gonzalez si ferma e si accentra, viene raddoppiato, alla fine perde palla. Riparte il Napoli con Lobotka. Chi sei tu? Politano, non c'ho i nomi davanti, quindi devo ancora. Voglio, vogliamo scelta? Ci vogliamo scelta? Questa impostazione al basso deficitaria. Attenzione, cross dentro l'area per Vlahovic, allontana Di Lorenzo. Locatelli. Vlahovic va da Ildiz. Passaggio in testa per Vlahovic che la butta fuori. Beh, l'avevo intravista dentro la rete. Piano. Intanto sta finendo il primo tempo e non abbiamo fatto manco un tiro. Questa cosa mi fa molto piacere. Vabbè, oh, ma che è? Ma perché sbagliavo questi passaggi? Mannaggia, aveva controllato male Bremer. Vlahovic apre a sinistra per Cambiaso che butta fuori la palla, molto bene. Stiamo avendo un po' di difficoltà sui passaggi, ci stanno chiudendo le linee di passaggio molto bene i giocatori della Juventus. Thiago Motta l'ha preparata bene questa partita nonostante l'impegno europeo durante la settimana. Intanto finisce il primo tempo tra Piemonte BN e Napoli A, che poi non ho capito perché A, come se ci fosse pure il Napoli B, vabbè. Vediamo le statistiche. Partita abbastanza povera di occasioni, ecco, nel primo tempo. 3 tiri per la Juve, 2 per il Napoli, un possesso palla decisamente a favore nostro. Ecco lì i giocatori che rientrano sul campo, chissà cosa avrà detto Conte nello spogliatoio durante questo intervallo. Entrano anche i giocatori della Juventus e quindi possiamo dare inizio al secondo tempo di Juventus-Napoli. Lukaku batte il calcio d'inizio del secondo tempo, l'arbitro fischia e possiamo iniziare. Il problema, sapete qual è? È che io, a parte che non sono proprio esperto di eFootball, io ero un grande giocatore di FIFA al tempo, poi per fortuna ho smesso, perché il foot veramente ti rovina la vita, e quindi non ho più giocato a calcio se non a Football Manager, che però è tutto un altro tipo di gioco. Intanto c'è Olivera che voglio provare a fare un cross per Lukaku, che secondo me qua Lukaku sui cross è pericoloso. Dicevo, ho giocato sempre solo a Football Manager, quindi ho perso decisamente la mano e mi devo riabituare. Attenzione a questo passaggio per Ildiz. Attenzione, Ildiz prova il tiro. Meret, parata importante del portiere friulano. Quindi prima occasione per la Juventus al 53esimo. Mamma mia, ma Koopmeiners
Presta così tanto. Bravissimo, buongiorno. Noi ci abbiamo buongiorno, loro ci hanno... Oh, però mi avete un po' rotto le palline con questi passaggi sbagliati, eh. Facciamo... come si dice? Bello questo tunnel, mi è piaciuto molto. Bravo. Non so chi sia stato, però bravo. Bello questo tacco. Lukaku protegge palla e sbaglia. Perfetto. Ripartenza della Juventus con Vlahovic. Vlahovic scarta Rachmani. Apre a destra per Gonzalez. C'è Oliveira su quella fascia che viene aiutato da Douglas Luiz. Kalulu dentro l'area. Kalulu, attenzione, cross per Vlahovic. Vicino alla traversa. Intanto Meret si incazza con i compagni, giustamente, perché questa palla che arriva dentro l'area tutta tranquilla. E vediamo, c'era Di Lorenzo su Vlahovic, manco salta, va bene. Proprio come nella realtà, sui duelli aerei rimaniamo deficitari. Io devo trovare un modo per attaccare la Juve, perché non ho fatto una beniamata ceppa di voi sapete cosa. Kvaratskhelia. Madonna, voglio, ma come, se siete un po' troppo aggressivi, posso dirlo, cioè raddoppi subito su Kvara in maniera vergognosa, oserei dire. Oh, anche sa, però te scietà, eia, e c'è sta palla vagante e tu non fai niente, mamma mia. Bravissimo Rachmani stavolta, pensavo fosse buongiorno. Oh, ma veramente mi avete rotto le palle, cioè mi state veramente... come posso dire? Vabbè, ne lasciamo stare. Lobotka, mamma mia, che verticalizzazione oscena. Però, ragazzi, vi vedo un po' scarichi, eh? Stiamo giocando Juve-Napoli, non la partita della parrocchia. E dai, un po'... ancora. Ma io mi stanno intercettando tutti i passaggi possibili e immaginabili. Vabbè... è superstar, ci può stare. Il Vlahovic, attenzione Vlahovic, entra in area, entra, ma attenzione Vlahovic, e c'è il gol della Juventus. Segna Vlahovic dopo aver fatto un paio di dribbling a discapito di buongiorno Rachmani. Quindi al 72esimo la partita si sblocca. Bellissimi questi tifosi, una grafica pazzesca. Perfetto signori, quindi al 73esimo c'è il vantaggio della Juve. Intanto escono Ildiz e Gonzalez, entrano Weah e un tizio che non ho mai visto in vita mia. Dai ragazzi, dai, proviamoci. E niente, oh, ma... vabbè, io per via centrale non devo andare, ho capito. Questi mi stanno intercettando qualsiasi cosa. A me Locatelli, non lo so, che gli hanno dato. Spazza sta palla Rachmani. Lukaku cerca di prendersi questo pallone, ma non ci riesce. Douglas Luiz, Kalulu, bravo Lobotka, bravo, intercetta questa palla. Anghissà va da Politano, che è però non era passato. Bravo Lobotka, come sempre il contributo di Lobotka è sempre importante, ma io ci dobbiamo un po' svegliare. Ripartenza con Kvaratskhelia. Anghissà, Lobotka torna da Anghissà, fermato in scivolata, però per l'arbitro è tutto buono. Locatelli apre per Weah. Apertura poi per Kalulu, si ritorna da Weah. Passaggio a Vlahovic che si abbassa, apre per Weah sulla destra. Weah fermato da Mattias Oliveira. Ripartiamo con Lobotka. Kvara va da Lukaku. Non si riesce. Anghissà. Politano. Aio, mamma mia. Lukaku, attenzione, niente da fare, sono incredibili, ti bloccano qualsiasi cosa immaginabile. Weah passa, attenzione, l'ultima azione della partita, possibile contropiede per la Juve. Weah fermato da Di Lorenzo e la partita finisce qui, signori. Il Napoli perde
1-0 al 73esimo con la rete di Vlahovic. Intanto vedo i capelli di Anguissa, sono osceni, veramente orrendi. E quindi niente. Perdiamo 1-0, signori, primo scontro diretto della stagione. Secondo eFootball lo vincerà la Juventus con la rete di Vlahovic al 73esimo. E quindi niente, signori. Questa è stata la partita. Queste sono state le statistiche. Veramente ho fatto schifo in una maniera incredibile. E quindi niente, ragazzi. Finisce 1-0. Io spero che il video vi sia piaciuto, tralasciando il risultato. Fatemi sapere nei commenti se vi va un video del genere. Magari può diventare una serie per quando giocherà il Napoli. Quindi ditemi un po' la vostra nei commenti. A questo punto ditemi anche, secondo voi, il pronostico, quello vero, di domani. Speriamo che non finisca effettivamente 1-0 con gol di Vlahovic. E detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani col post partita Juventus-Napoli. Sempre e comunque, forza Napoli. Ciao!